Il nostro sangue sicuramente è viola, non è rosso, no, è viola. C'è proprio un amore viscerale. Ogni fiorentino considera la Fiorentina un poco sua. Per me la Fiorentina significa un modo di vivere. E si manifesta attraverso la tifoseria soprattutto. È una parte della tua vita, una parte della vita di tanti fiorentini. Questa città è pazzesca per questo, sente tantissimo la passione per questa squadra. Quando parli con un giocatore che non ha giocato nella Fiorentina ma che veniva a giocare a Firenze, ti diceva che questo era uno stadio che te sentivi, che l'avversario sentiva. Quando io giocavo nella Fiorentina negli anni 70, automaticamente diventavamo tifosi della squadra. Rappresenti, oltre a una grande società, rappresenti una tifoseria, una città che è comunque riconosciuta in tutto il mondo per il suo capitale artistico. Tutto quello che è Firenze, che è la Fiorentina in questo caso, la riteniamo speciale, compreso il colore è diverso rispetto a quello di tante altre compagini e qui che ci identifica realmente sia in Italia che in Europa. Firenze ha una sola squadra, non come Roma o Torino o Milano dove ci sono due squadre. Qui tutto si concentra veramente in città con la Fiorentina. Girato nella mia carriera da allenatore, ho girato 15-16 società in Italia e devo dire che non ho mai trovato un attaccamento così incredibile nella città. La Fiorentina è nata nel 1926 e mediante la fusione di due società dilettantistiche qui di Firenze, il Club Sportivo da una parte e la Palestra Libertas. La Fiorentina è sort of one of the mainstays of Italian top level football. They had a period in the 50s and 60s where they won a couple of scudetti. Due volte il campionato italiano, quindi 55-56 e 68-69. E sei volte la Coppa Italia. They were the sort of team that, you know, hangs around the top division, wins the cup sometimes, gets itself into Europe, and especially, you know, 90s into 2000s had a bit of a golden period. Nel 2002 c'è stata una tragedia sportiva qua a Firenze. La retrocessione del 2001-2002 è stata la seconda nella storia della Fiorentina. The Fiorentina are on course to go down to Serie B, but actually it turns out they don't have the financial wherewithal anymore even to sign up to Serie B. You know, there are requirements for playing in the league and they can't meet them. I costi sono stati esageratamente alti e gli incassi non riuscivano a coprire le spese. Non hanno potuto iscriverci e automaticamente abbiamo perso tutto il vincolo dei giocatori, dei calciatori, e questo ha voluto dire fallimento. What you are allowed to do in Italian football is start a new club at the highest level in Serie C2 at this point, which is the fourth division, which is where the Della Valle family come in. They step in and they create a new club, which is called Florentia Viola, which will exist in Serie C2. A metà agosto del 2002 non c'erano neanche le maglie, non c'erano neanche le casacche, non c'era nulla, non c'erano i palloni, è ripartita da zero. La perdita nel nome, il fallimento è stato veramente, conoscendo i fiorentini, un lutto cittadino. Avendo perso il marchio è stata una tristezza incredibile perché il marchio voleva dire tutto. Più che un'emozione è stata una tragedia per noi fiorentini. Abbiamo pianto per giorni, ci siamo disperati, non sapevamo più cosa succedeva. Abbiamo lottato, abbiamo sofferto molto, e noi come Fiorentina, che abbiamo disputato finali in tutte le coppe europee, che abbiamo vinto gli scudetti, che abbiamo vinto dei trofei, andare a giocare in piccoli campi di provincia è stato duro. Florence it belongs to Fiorentina and Fiorentina only really, and so when the club was gone, you know, the fans rallied behind what there was, which was this new team. È stato un passaggio molto rapido perché la Fiorentina è fallita a giugno e due mesi dopo erano in 22.000 abbonati e 5.000 a vedere una partita in un paesino dell'Umbria dove non c'era niente. Cosa assolutamente incredibile, non in Italia ma in Europa. Di passione però c'era la voglia, c'era il desiderio, c'era di tornare nel posto,
dove sicuramente questa città e questa tifoseria merita di stare, è la Serie A. Dopo un periodo di tempo è riuscito a comprare anche di nuovo il marchio, il vecchio Giglio, e questo per Firenze è stato di nuovo un grande trionfo, perché si alzò una bandiera sempre la vecchia bandiera. Quando hanno ritirato su il bandierone qua è stata un'emozione veramente forte. È stato bellissimo. At the end of this first season in Serie C2, you think they've managed to keep enough valuable players, they've also invested in some new players, the Della Valle, who themselves are independently wealthy from their shoe business. They are able to get the team promoted from Serie C2, except they don't go as you would expect into Serie C1, because Italian football always has these strange machinations that seem to go on, and one of them was in this particular season, Serie B was expanding. In virtù della sua storia, del suo prestigio, è stata promossa, ha saltato un campionato, quindi dalla quarta serie è passata direttamente in seconda serie. All of a sudden, you know, in the space of 24 months, which is remarkable really when you think the club has gone bankrupt and essentially ceased to exist for a moment, they're already back in the top flight. Facemmo poi qui, in questo stadio, con uno stadio stracolmo, lo spareggio contro il Perugia, fu un'emozione tornare in Serie A. La Fiorentina ha fatto in due anni tre campionati, uno a tavolino e due sul campo. Sono stati due anni lunghi, lunghissimi. Non ce lo auguriamo più di passare un momento di quel genere. In this last year could potentially have been very tough for them. They had Vincenzo Montella, who was a popular manager, who had taken them, I think a lot of people thought, as far as they were capable of going, and certainly he seemed to think as far as they were capable of going, by having them, you know, fourth on the table and knocking on the door of the Champions League, but not quite able to kick the door down. But what's remarkable is a new man's come in, Paolo Sosa, and has them arguably doing even better right now. You know, they're certainly in the same spot, they're in the same zone, challenging for the Champions League on resources that aren't the same as the teams that are ahead of them. La Fiorentina comincia a essere rispettata molto e conosciuta molto, soprattutto in Europa, ed è conosciuta soprattutto per come gioca a calcio, che, come dicevo prima, è un calcio sicuramente molto bello da vedere, esteticamente bello. Ma sono i tifosi, sono speciali, perché ci sostengono sempre nel bene e nel male. Anche se sono molto esigenti rispetto ad altri tifosi, però sono molto, molto passionali. Firenze ci tengono tanto alla squadra, alla Fiorentina, e ce lo dimostrano parecchio ogni volta che c'è la partita allo stadio. Non abbiamo vinto molto, però ragioniamo, i fiorentini ragionano come se fosse la numero uno al mondo, la Fiorentina. Per il fiorentino la Fiorentina è l'unica cosa che c'è. La Fiorentina è la vita e la morte, la vita quando si vince, la morte quando si perde. Proprio non abbiamo mezze misure. È così, è tutto la Fiorentina per Firenze.